abbastanza importante avere l'opportunità comunque di poter anche smobilizzare il credito. Thailandia è comunque un paese che merita attenzione, per cui abbiamo deciso di entrare in contatto con Sacha Spa per verificare la disponibilità ad intervenire sull'operazione. Una volta ottenuta da Sacha Spa la disponibilità a coprire l'operazione, abbiamo contattato Sacha FCT ed insieme abbiamo strutturato una payment facility proposal da sottoporre al cliente per l'accettazione, in sostanza una promissory note pagabile a 2 anni con un tasso di interesse. Il cliente ha accettato questa payment facility proposal e quindi abbiamo portato a porto il contratto. Mi sento di dire che l'operazione è andata veramente bene, ma quello che vorrei evidenziare è stato anche il rapporto, la professionalità che ho trovato lavorando con Sacha FCT, ed è stata fondamentale perché strada facendo poi il cliente e la sua banca hanno cambiato rotta, nel senso che all'inizio erano disponibili a darci una promissory note avallata dalla banca, la banca poi alla fine si è rifiutata di avallare la promissory note ed ha quindi proposto l'emissione di una garanzia bancaria a copertura di questa promissory note. La collaborazione con Sacha FCT è stata fondamentale perché il dover e il poter comunque concordare un testo con la banca thailandese, cosa che non è stata molto semplice, ci ha comunque permesso poi alla fine di poter procedere con l'operazione. Questa operazione, come sottostante, ha la vendita di un impianto di estrusione per la plastica, quindi per la produzione di film destinati al settore agricolo, con una durazione di pagamento di 23 mesi. E l'intervento di Sacha in bundle con factoring ha permesso all'esportatore di concedere una dilazione di pagamento al cliente e al contempo di monetizzare prosciutto il credito al momento della spedizione. Il ruolo di Sacha Factoring è stato quello di prendere per mano l'azienda fin dalla fase della trattativa commerciale a valle della copertura indicativa rilasciata dalla nostra capogruppo. Abbiamo quindi costruito l'operazione commerciale sottostante, dando indicazioni per la raccolta della documentazione necessaria a smobilizzare il credito diveniente da questa vendita all'estero.